assisto al debutto come Pedro Pereira, Brescianini, Barillà e Mancini, tre di centrocampo, al centro De Ligt con Demiral, a centrocampo Ramsey, Ranocchia e Rabiot, davanti Kulusevski e l'argentino Mattias Soule con Brighetto. Il Cittadella, è iniziata la partita, è iniziato il trofeo Luigi Berlusconi da per il tentativo di controllo da parte di Brescianini, poi su Gittier è arrivato Szczęsny e si è salvata la Juventus con due grandi opportunità su Carlos Augusto e poi tocca sull'interno per l'inserimento di Brighetti che è in fuorigioco. Era uscito comunque bene Di Gregorio confermando anche il tiro, si appoggia su Ranocchia che va al sinistro e segna un top goal che porta in vantaggio la Juventus. Rete splendida per il giovane centrocampista di 20 anni Filippo Ranocchia, 1-0 per la Juventus. È stata ottima la costruzione dell'azione perché stagione Ranocchia, qui la reazione immediata del Monza con De Sciglio che rischia moltissimo. Sì, il primo rischio è stato da parte di Luca Pellegrini che vuole spizzare la palla. Soule, ottimo slalom doppio e poi il sinistro non riesce a chiudere la conclusione con il suo piede, cerca il tocco interno, c'è una respinta corta per il sinistro da parte di Barillà che accomoda il pallone tra le mani anche Brescianini che è un buon saltatore, cercato con il cross, arriva la girata, in realtà smorza solo il pallone per Szczęsny, ma ci sono applausi da parte, arriva dalla parte opposta, sponda per Barillà, destro alto. È un gran cross questo da parte di Carlos Augusto, abbiamo visto come ha girato bene la palla. Anche per la Juventus che ha fallito il raddoppio con Brighetti, super spot. Inizia il secondo tempo con Gittier per Barillà, la pallone per un attimo, recupera ancora la Juventus, il tocco morbido, freddo di Dejan Kulusevski per il 2-0 della Juventus, troppo facile per lui. Troppo facile perché è stato un errore evidente in questo caso della retroguardia del Monza. Una volta recuperato il pallone, eccolo qui, una volta recuperato il pallone c'era forse la possibilità. Kulusevski lo ha servito con precisione, tocco arretrato, sinistro di Rabiot, paratone di Di Gregorio, applausi per tutti. Questo Kulusevski era la sua zona preferita, quindi a destra e del campionato. Cross troppo profondo da parte di Pedro Pereira, è rimessa dal fondo per la Juventus. Palla prolungata da Hacke, cerca di chiudere il diagonale, respinto nella zona di Felix Correa, poi alza troppo il sinistro Kulusevski e non è riuscito ad anticipare il pallone che non riesce a calciare, ma riesce comunque ad allargare per il destro di D'Alessandro che viene respinto bene da Dragusin e poi De Winter, può arrivare il cross basso per Marquez, si era inserito molto bene poi De Winter. Sbagliare anche l'azione su cross di Donati, c'è una doppia deviazione, la respinta di De Maric, respinge De Winter, poi arriva in anticipo e appoggiarsi corto su D'Alessandro, ancora Pedro Pereira, era ottima l'idea, non si è concretizzata per la leggera impresa. Scozzarella può cercare il cross profondo per Pedro Pereira che ha mancato la girata volante, forse poteva andarci di testa, è arrivato contro cross lungo per Colpani, Ponte, rete D'Alessandro. È ancora in partita il Monza con un'ottima giocata da una parte all'altra, poi contro cross e Colpani molto preciso per